ai telespettatori e alle telespettatrici di Teleoltre. Per la serie percorsi accademici siamo in compagnia della professoressa Rosanna Ciappa, docente di storia del cristianesimo e delle chiese presso l'Università Federico II di Napoli e docente presso la Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose di Aversa di Storia dell'Evangelismo in Italia. Siamo qui per la nostra terza conversazione che ha il titolo Gli evangelici italiani pochi e ben divisi. Benvenuto, professoressa Ciabba. Grazie. Riprendiamo il discorso dove l'abbiamo lasciato nell'ultima conversazione. Siamo all'origine del movimento evangelico in Italia nei primi decenni dell'Ottocento. Qual è la situazione? Devo dirti subito, per delineare un quadro complessivo, e per comodità dell'esposizione forse è necessario distinguere tra preesistenze e nuovi insediamenti. Le, per così dire preesistenze sono costituite praticamente dalla Chiesa Valdese, un'antica chiesa di antica tradizione, una piccola chiesa insediata nelle valli del Piemonte occidentale, risalente alla tradizione dell'antico Valdismo medievale, confluita poi nell'alveo della Riforma protestante del XVI secolo, costituendosi come una chiesa a tutti gli effetti di tradizione calvinista e riformata. Si tratta cioè di una chiesa protestante a tutti gli effetti, diciamo così, di una preesistenza protestante in Italia la quale però per alterne vicende che sarebbe lungo adesso enumerare, vicende di persecuzioni, di esili, di rimpatri successivi, era stata costretta a vivere praticamente assediata nel suo ghetto linguistico, culturale e territoriale senza assumere alcun ruolo nelle vicende della storia italiana. È pur sempre tuttavia virtualmente una presenza protestante che avrà un ruolo significativo nella formazione dell'evangelismo italiano. Ci ritorneremo, ci dovremo tornare più avanti. Passiamo ora ai nuovi insediamenti, quelli che ho chiamato nuovi insediamenti. Sui, tra i nuovi insediamenti va considerato innanzitutto il Granducato di Toscana. C'è una costante nel movimento evangelico italiano ed è questa. Il movimento si sviluppa innanzitutto all'ombra e sotto la protezione delle ambasciate straniere e delle chiese che sono annesse a queste ambasciate, frequentate esclusivamente, evidentemente, dagli stranieri residenti. E questo è il caso eh, che ho citato, quello del Granducato di Toscana, ma sarà la stessa cosa anche qui a Napoli. Il centro di aggregazione degli evangelici nel Granducato di Toscana è costituito dalla Chiesa Evangelica Riformata degli Svizzeri che risiedono a Firenze. Proprio in questa chiesa si converte un aristocratico fiorentino, il Conte Piero Guicciardini. Piero Guicciardini è discendente dalla famiglia del noto storico Francesco. Piero sarà una delle più eminenti figure di questa storia dell'evangelismo italiano. Condannato all'esilio dalle autorità granducali proprio per motivi di fede e di proselitismo religioso, come vedremo tra un momento, Guicciardini è esiliato a Londra. A Londra si converte aderendo all'ala più radicale del risveglio inglese, quella di cui abbiamo parlato in una delle conversazioni Precedente, precedenti, certo. quella legata al nome di John Nelson Darby, di cui abbiamo già avuto modo di parlare prima. Tornato poi dall'esilio a Firenze di, diviene il leader riconosciuto del movimento evangelico italiano, al quale per la verità Guicciardini darà un'impronta spiritualista e radicalmente settaria. In questa situazione che ho appena descritto, ancora poco definita dal punto di vista religioso nel Granducato di Toscana, accade che intorno al 1850 circa 50 cittadini fiorentini vengono sorpresi a frequentare un culto evangelico nella cappella della Chiesa svizzera. Il governo granducale allora emana un decreto che punisce il carcere la frequenza di cattolici al culto evangelico senza neanche passare per l'intervento della magistratura dunque con un procedimento assolutamente rapido la situazione si aggrava ulteriormente quando nel granducato di toscana quando in seguito alla stipula di un concordato con la santa sede il granduca emana una legge con la quale la polizia può Inviare al confino i sospetti in materia politica o religiosa. E questo è stato il caso del Conte Guicciardini, la ragione per la quale è stato mandato in esilio, come ti ho detto precedentemente. Quindi una vera e propria persecuzione Giusto. religiosa. E ma quindi, più in generale, qual era la, re, la situazione della libertà religiosa nei diversi stati prima dell'unità? E qual era la condizione giuridica delle minoranze religiose? Guarda, questo effettivamente è un capitolo assai interessante nella storia del diritto. Tralasciando per un momento la specifica legislazione degli stati preunitari, di cui ho citato prima l'esempio del Granducato di Toscana, per capire la condizione giuridica delle minoranze non cattoliche, dobbiamo fare innanzitutto riferimento alla legislazione dello Stato Sabaudo, del Regno di Sardegna, ed in particolare al primo articolo dello Statuto albertino, emanato da Carlo Alberto nel 1848 e dopo il 61 esteso a tutto il Regno d'Italia. Dunque, in questo, nello Statuto albertino, al primo articolo si afferma questo. Testualmente, te lo cito, la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti attu attualmente esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Ora vedi, questa formulazione sembra sancire quantomeno un regime di tolleranza. Tuttavia, nell'attuazione pratica risulta fortemente ambigua e finisce per introdurre gravi restrizioni della libertà religiosa. Perché? Di fatto l'addizione è molto sottile, perché di fatto da una parte la tolleranza è limitata, si dice nell'articolo, ai soli culti esistenti nello Stato in quel momento, cioè all'atto della proclamazione dello Statuto. I, I culti esistenti in quel momento sono i valdesi e gli ebrei. Questo vuol dire che nuovi culti non saranno tollerati. Non è detto esplicitamente, ma è deducibile, deducibile dalla formulazione. D'altra parte l'altra piccola, non tanto piccola, insidia che è in questa formulazione: d'altra parte la tolleranza è subordinata. Al rispetto delle leggi vigenti, quel conformemente alle leggi, cioè rimanda al codice penale e il codice penale di fatto impedisce il libero esercizio del culto perché proibisce il proselitismo. È evidente, anche se in teoria era possibile avere una fede diversa da quella cattolica, bisognava tenersela per sé, <ride> cioè era impedita qualunque manifestazione che potesse anche lontanamente interpretarsi come proselitismo a favore di una religione diversa dalla religione dello Stato, la religione cattolica. Di qui allora eh, vengono fuori episodi di intolleranza, persecuzioni, gravi restrizioni della libertà religiosa che sono Largamente, ampiamente documentate lungo tutto l'arco della storia eh, post-unitaria, si può dire, potremmo quasi dire, fino alle, fino alle leggi famose del 29 30 sui culti ammessi, sui quali ovviamente che sarebbero un capitolo ulteriore da aprire, su cui non mi posso fermare adesso. In ogni caso, era sufficiente che, co che comparisse, per esempio, in un paese, in un piccolo paese dell'Italia meridionale. Un colportore, sai, i colportori sono ehm, quegli evangelici che avevano un po' il compito, l'incarico di diffondere le Bibbie, quindi che vende, i venditori di Bibbie che portavano avanti questa evangelizzazione fatta attraverso la diffusione delle Bibbie. Dunque dicevo, era sufficiente che comparisse un colportore evangelico che vendeva delle Bibbie nella piazza del Paese. oppure che si aprisse per esempio una scuola evangelica oppure che si tenesse magari prevalentemente nelle case private una riunione evangelica, ecco che questo si poteva configurare come proselitismo religioso. Per concludere voglio citarti un argomento diciamo molto impressionante, voglio citarti l'episodio La terribile strage di Berletta dove nel 1866 Furono uccisi, furono trucidati sei evangelici da una folla aizzata da preti fanatici. E questo avvenne nella indifferenza, se non nella connivenza delle, guardie, della, delle forze della Guardia Nazionale, che invece avrebbero dovuto proteggere gli aggrediti. Terribile questo, questa pagina della sì. storia. Ma ora vorrei chiederti: date queste premesse e questa oggettiva situazione di difficoltà, come riuscì il movimento evangelico in quale misura ad affermarsi e a diffondersi. E guarda, la domanda è effettivamente proprio pertinente, anche perché eh, francamente va riconosciuto che le difficoltà del movimento evangelico non furono soltanto difficoltà esterne, dovute all'opposizione anche all'ovvia resistenza di un contesto sociale ostile. Ma le difficoltà furono, provennero anche dall'interno. Affrontiamo adesso un capitolo interessante. Le difficoltà di diffusione del movimento evangelico provennero anche da una strutturale fragilità e inadeguatezza del movimento a farsi carico di un compito difficile, di un compito peraltro... Assai arduo quello di proporsi, pensa un po', come una Chiesa alternativa in Italia, come l'altra Chiesa in Italia, una Chiesa cristiana evangelica diversa, alternativa a quella cattolico-romana. In un'Italia per di più profondamente cattolicizzata e fino dall'epoca della Controriforma, ci sarebbe voluta coesione spirito di collaborazione, unità di intenti, chiarezza di idee, chiarezza di vedute teologiche e politiche anche nel contesto del, del movimento per l'unità d'Italia. Invece tutto questo non ci fu o ci fu in maniera scarsa, prevalse la frammentazione, il protagonismo, un certo spirito di discordia tra le diverse anime che componevano il movimento evangelico eh, italiano al suo nascere. Questo è un po' il giudizio complessivo, ma cosa avvenne in concreto allora nell'incontro tra quelle che tu all'inizio hai chiamato le presistenze, la Chiesa Valdese per intenderci, e i nuovi insediamenti, cioè quei gruppi che erano nati in alcuni diversi stati italiani prima dell'unità? Guarda, eh, io credo che si possa parlare... Davvero, di un vero e proprio scontro, di un conflitto di tradizioni. Ma prima di entrare nel merito di questo argomento, volevo fare una piccolissima premessa per farti capire qual era il quadro, come dire, dell'evangelismo italiano, come, come si era sì. diffuso. Mm. Voglio appunto premettere che negli anni a cavallo dell'unità. Il movimento evangelico si era diffuso, oltre che nella Toscana granducale di cui abbiamo parlato, si era anche diffuso nel regno di Sardegna, dunque in Liguria, a Genova, in Piemonte, a Torino, specialmente nella zona dell'Alessandrino, dove era emerso un altro personaggio assai interessante di spicco: quel Teodorico Pietrocola Rossetti. Che poi, assieme al Guicciardini, dette quell'impronta radicale all'evangelismo italiano, come adesso vedremo tra un momento. Non solo, ma dopo il 61, con la comparsa di Garibaldi, il movimento evangelico si era diffuso anche nel Mezzogiorno, nel Regno delle Due Sicilie, sia a Napoli che a Palermo. Ora, a questo sforzo evangelistico, diciamo così, avevano inizialmente partecipato e collaborato tutte e due le componenti, sia la Chiesa Valdese sia le Chiese che possiamo a questo momento chiamare Chiese Libere. La Chiesa Valdese, anzi, con l'editto di emancipazione del 1848 che abbiamo prima citato, aveva deciso di uscire dal suo tradizionale isolamento, aveva cominciato a diffondersi fuori del territorio delle valli valdesi. In Piemonte e in Liguria e aveva fondato, per esempio, a Torino una comunità valdese di lingua italiana. Questo è diverso naturalmente mm. dalle comunità di lingua francese che erano nelle valli, valli valdesi. Mm. Quindi questa era un'assoluta novità, il fatto di avere fondato una comunità valdese di lingua italiana. D'altra parte i gruppi delle chiese libere che abbiamo, che abbiamo nominato prima l'altra componente. Mm. Anche, esso si erano, anche esse si erano inizialmente diffuse in Piemonte, in Liguria, anche avevano fondato a Torino una piccola comunità in un certo senso, che procedeva in un certo senso parallelamente con quella valdese. Una comunità fatta di intellettuali e sono i nomi maggiori di delle chiese libere e sono i nomi di Bonaventura Mazzarella di Gallipoli, di Vincenzo Albarella da Flitto, tutti questi esuli per motivi sia politici che religiosi dal regno borbonico o anche dal granducato di Toscana. Quindi inizialmente lo sforzo era stato comune, ma la collaborazione durò poco, fu breve. Ben presto emerse una sostanziale incompatibilità che alla prima futile occasione sfociò in una vera e propria scissione tra le due componenti. Quale fu l'episodio concreto per il quale eh, scoppiò questa scintilla? L'episodio concreto fu questo, la tavola valdese, cioè l'organismo amministrativo della Chiesa valdese, aveva ceduto alle pressioni del governo Sabaudo e della Chiesa Cattolica e aveva rivenduto all'arcivescovo di Torino un'antica chiesa sconsacrata che si chiamava la Gran Madre di Dio, che era stata acquistata dagli evangelici italiani per essere adibita al locale di culto evangelico. Questo fu inteso come un tradimento da parte dei liberi. Questo li scandalizzò e provocò dunque la prima scissione. In questo momento siamo nel 1854. Ma questa mi sembra una ragione un po' inconsistente. Ci furono delle ragioni più profonde sì. che animarono la divisione, la scissione? Certo, naturalmente sì. Quella fu solo un'occasione un quasi pretestuale. In realtà i motivi di divisione erano più profondi. Cerco di sintetizzarteli. Tra Valdesi e Liberi, innanzitutto c'è un conflitto di tradizioni, sia sul piano politico che sul piano teologico. Esaminiamo il piano politico. Sul piano politico i Valdesi, abbiamo forse già detto in precedenza, sono filomonarchici, lealisti, sono legati alla, ca alla Casa Savoia, alla quale Bada sono riconoscenti per la concessione delle libertà, certo, del, delle libertà civili ehm, ottenute con l'emanazione delle famose lettere patenti di Carlo Alberto. I liberi, invece, sono repubblicani, non sono monarchici, provengono in buona parte dagli ambienti del Risorgimento cioè dalla sinistra democratica, sono Garibaldini spessissimi. Ora, questi diversi orientamenti politici non possono non avere una ricaduta anche sulle loro scelte, come dimostra peraltro l'episodio che ho appena citato. Ci sono poi importanti e profonde differenze sul piano teologico ed ecclesiologico. Questo è abbastanza significativo perché dimostra come i due rami del movimento evangelico vengono da tradizioni anche teologiche diverse. diverse. Dunque, i valdesi, abbiamo detto, sono una chiesa di tradizione riformata. Si richiamano alla riforma del XVI secolo alla quale hanno aderito riconoscendone i principi di fede. I liberi, invece, abbiamo visto, provengono dalla tradizione risvegliata. Non riformata. Abbiamo già detto che si tratta per lo più di convertiti in chiese nate del risveglio, dal risveglio, come Guicciardini che si convertì alla chiesa dei Fratelli Stretti inglese. E, e, e questa componente ha del risveglio assorbito la coloritura teologica, la sensibilità spirituale, che è molto diversa da quella riformata. Sul piano concreto, questo comporta alcune significative differenze se scendiamo nel merito, nel concreto. In generale possiamo affermare che i liberi hanno un orientamento fortemente antistituzionale, cioè alle strutture istituzionali delle chiese riformate sostituiscono quella che loro chiamano la libertà dello spirito, nessuna istituzione libertà dei carismi e dello spirito. In concreto, questo significa tre cose. La prima è questa: i liberi rifiutano l'identità tra popolo e chiesa. I valdesi sono appunto un popolo-chiesa, chiesa, come sono sempre definiti: cioè, rifiutano l'idea di una chiesa di massa, di una chiesa si dice multitudinaria, cioè di una chiesa alla quale si appartiene per composizione sociale, non per scelta, si appartiene per nascita non per scelta spirituale. E dunque i liberi aspirano quindi ad una Chiesa che sia fatta di soli credenti confessanti e battezzati nello Spirito Santo. E questa è una, una differenza fortissima. Secondo elemento, i liberi rifiutano il ministero ordina ordinato professionale limitato al solo corpo pastorale come nella tradizione riformata, sono invece favorevoli a un ministero carismatico aperto a chiunque riceva i doni dello spirito. Dunque non c'è un ministero ordinato riservato ad, un, ad una categoria. C'è invece la libertà dei doni dello spirito per cui chiunque ha questi doni è chiamato al ministero eh, pastorale. Un terzo elemento è sul piano ecclesiologico, sul piano del governo della Chiesa. In questo senso i liberi si organizzano secondo il modello congregazionalista, significa un modello che prevede l'autonomia delle singole congregazioni, cioè delle singole comunità, e rifiutano invece il sistema presbiteriano, che è quello delle Chiese riformate, che significa sistema, nel sistema presbiteriano la Chiesa... È eh, come dire, governata da strutture collegiali, che sono i consigli di chiesa, i concistori, i sinodi, ehm, strutture collegiali composte di presbiteri. Perciò si chiama presbiteri. I presbiteri sono gli anziani, anziani nominati a questo ruolo. Come vedi, le ragioni della scissione sono molto più profonde sì. del piccolo breve episodio che abbiamo citato prima e che è effettivamente un episodio contingente, ma invece le differenze sono molto più profonde. Peraltro questa è soltanto una prima importante frattura, vedremo eh, una prossima volta come prosegue questa storia. Ringraziamo la professoressa Rosanna Ciappa che ha ricostruito le origini del movimento evangelico in Italia nell'Ottocento in particolare soffermandosi sul rapporto non facile tra queste due componenti, la Chiesa Valdese e le Chiese Libere. Approfondiremo questo conflitto nella prossima conversazione che avrà il titolo Ancora scissioni tra Spirito e Mondo. In attesa della prossima conversazione, il mio caro arrivederci a tutte e tutte voi che ci avete seguito con simpatia.